Buonasera a tutte e a tutti. No, in GKN di novità per Non c'è. adesso non ce ne sono. Noi naturalmente abbiamo incontrato insieme alla FIOM nazionale le lavoratrici e i lavoratori e abbiamo ribadito loro naturalmente che il nostro obiettivo è quello che venga ritirata quella procedura di licenziamenti e che vengano rispettati gli accordi, sia aziendali sia nazionali, che sono stati fatti in questa direzione. Quindi quella iniziativa, quella mobilitazione prosegue. Tra l'altro, proprio ieri sera, insieme a CISL UIL nazionale, insieme a Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, abbiamo scritto una lettera. Leggermente più lontano. Ecco, così. Si sente meglio così? Meglio, più lontano è, meglio si No, più sente. così, ecco, che non sia troppo lontano. Abbiamo scritto una lettera al Presidente del Consiglio Draghi, perché l'ultima volta che ci siamo incontrati il 2 di agosto ci eravamo lasciati con un impegno del governo di rivederci ai primi di settembre, cosa che non è ancora avvenuta, per discutere di diverse questioni, tra cui anche la verifica dell'accordo del 29 di giugno. E allo stesso tempo vogliamo discutere con il governo del possibile provvedimento legislativo sulle delocalizzazioni e Esatto. contemporaneamente abbiamo detto al governo che anche tutte le riforme che si debbono fare in questo periodo, dalla riforma delle pensioni alla riforma fiscale, alla riforma sulla concorrenza, eccetera, vogliamo che il mondo del Sì, lavoro al sia tavolo. ascoltato, sia messo nelle condizioni di poter discutere, compreso il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E naturalmente, come si sa, la FIOM di Firenze ha presentato anche un articolo 28 perché noi consideriamo che ci sia stato un comportamento antisindacale dell'azienda nel affrontare questo problema e nel non aver rispettato gli accordi, che nei prossimi giorni sarà discusso, e naturalmente questo è un punto molto importante per poter Ecco. riaffrontare la situazione. E al governo e alla regione, le organizzazioni sindacali, c'è stato un incontro proprio pochi giorni fa, hanno naturalmente ribadito che la nostra posizione non è quella di firmare una cassa per cessazione di attività, che vorrebbe dire mettere la firma sulla chiusura di quella fabbrica, ma il nostro obiettivo rimane ritirare quei licenziamenti e soprattutto far passare l'idea in questo paese che non è accettabile che dalla sera alla mattina un'azienda che il lavoro ce l'ha decida semplicemente di licenziare perché gli è più conveniente delocalizzare o spostare Ecco, produzioni. scusami Questo tanto. credo. E chiudo, che non sia solo una questione sindacale, questa io credo sia una questione anche di civiltà e deve essere anche una questione delle istituzioni e delle forze politiche. L'ultima cosa che volevo L'ultima cosa su questo punto, ti volevo chiedere proprio questo, siccome oggi in conferenza stampa Draghi ha detto che il decreto è pronto, e ci ha fatto capire che non è quello di cui abbiamo parlato nell'ultima settimana, cioè quello di cui si era saputo qualcosa. Lei ha potuto vedere quest'ultima versione di questo decreto antidelocalizzazioni, ne sa qualcosa e poi passiamo al tumulto dei ciompi dei tempi moderni. Qui si pone un tema perché noi come organizzazioni sindacali non ne abbiamo mai visto neanche uno finora di decreti, perché un incontro per poter discutere di quella cosa non c'è stata e noi sinceramente non conosciamo né il primo, né il secondo, né il terzo, quindi non sappiamo di che cosa stanno discutendo. Ho visto che forse qualcuno che l'aveva visto, il presidente della Confindustria, ha cominciato a lamentarsi prima ancora che si possa fare una discussione. E io ho trovato singolare che anziché dire alla sua associata che non sta rispettando un accordo firmato da lei di ritirare i licenziamenti, dice al governo di ritirare il decreto sulle delocalizzazioni. Ecco, non mi sembra un grande atto di responsabilità sociale, visto che si parla di questa situazione. Detto questo, abbiamo proprio scritto al governo ieri. Perché ad oggi uno dei temi è che si discute molto sui giornali, si discute molto forse in certi luoghi, ma il confronto con le organizzazioni sindacali non c'è. Noi l'ultimo incontro
con il Presidente del Consiglio abbiamo fatto il 2 di agosto e poi abbiamo avuto un incontro il 6 di agosto. Dovete averne uno oggi? O il, no, il 6 settembre dovreste averne uno. No, il 6 settembre c'è un incontro con Confindustria e poi con Confapi. Con il governo ad oggi l'unico incontro che è fissato è l'8 di settembre sulle politiche attive del lavoro con il ministro Orlando e altri incontri ad ora non sono fissati, mentre noi vogliamo che si apra un vero e proprio confronto. Tra l'altro colgo l'occasione per dirlo, come CGIL noi abbiamo organizzato, stiamo organizzando per il 14 settembre una grande assemblea di delegati e delegate a Milano, tra l'altro visto che c'è un problema anche digitale adesso e di distanza, sperimenteremo per la prima volta il fatto che oltre a farla in presenza tutte le Camere del Lavoro d'Italia saranno collegate e potranno seguire quella discussione, perché credo che sia il momento, insieme poi anche a CISL e UIL, di valutare come il mondo del lavoro prende parola e deve essere coinvolto. Le riforme di questo paese debbono essere fatte nell'interesse di chi lavora e non abbiamo nessuna intenzione di subire ulteriori peggioramenti delle condizioni di chi lavora. Bene, grazie. Questo primo tempo era necessario perché il professore mi perdonerà. Dunque, noi siamo qui stasera perché il tema scelto secondo me è un tema bellissimo ed è dal tumulto dei Ciompi ad oggi, se siamo ancora nel Medioevo. Tumulto dei Ciompi, 1300, Firenze, la prima vera protesta. Io comincio con il professor Barbero, perché chi meglio di lui ci può raccontare, e le vorrei chiedere se se è giusto fare questo confronto tra il tumulto dei Ciompi di ieri e i tumulti di oggi, poi vediamo quali tumulti, se questo paragone è discutibile, fino a che punto, se e perché. Accenda. Aspetta. Io sono, ce l'ho fatta. Allora, il confronto si può fare? No, non si sente. Però vai. Vediamo ora? Oh, ci siamo. Ecco, allora non avevano questi problemi. Allora un predicatore poteva mettersi sulla scalinata di una chiesa ed erano abituati a parlare a una piazza piena e senza il distanziamento, magari con la gente che a un certo punto si inginocchiava e si metteva a piangere, e questi predicatori erano capaci senza microfono di farsi sentire fin laggiù. Ecco, noi ci siamo, come dire, un po' rammolliti, abituati come siamo alle tecnologie. Allora no, il confronto fra il tumulto dei Ciompi e i movimenti operai e i movimenti dei lavoratori di tempi più vicini a noi è un confronto che si può fare, perché effettivamente quello è l'inizio di una storia. Il fatto che siamo nel Medioevo, non facciamoci fuorviare, le etichette appiccicate alle epoche lasciano sempre il tempo che trovano. Quando io ero bambino mi dicevano che vivevo nell'era spaziale. Poi si è visto che non era proprio la cosa più importante dell'epoca, il fatto che allora il Medioevo è un'epoca lunghissima, all'inizio è un mondo ancora molto legato a quello antico, e invece alla fine il Medioevo è l'anticamera della modernità. E questa modernità ha in Italia e a Firenze un'avanguardia, perché alla fine del Medioevo l'Italia è il paese più avanzato d'Europa, il paese più avanzato del loro mondo, dal punto di vista degli affari, del lavoro, delle tecniche commerciali, della circolazione di denaro, della capacità di fare cose e di organizzarsi. E Firenze è una città industriale nel 300. Certo, non ci sono le fabbriche perché non c'è il capannone, ma c'è l'industria, perché ci sono imprenditori che comprano la lana all'ingrosso e la comprano in Sicilia e la comprano in Spagna, in Inghilterra. A Firenze entrano tutti i giorni carovane di muli cariche di lana grezza e l'imprenditore poi le distribuisce a domicilio agli operai, e c'è un proletariato di operai, uomini e donne, che vivono ammassati nei quartieri poveri della città e che a domicilio fanno tutte le operazioni, dalla filatura, la cardatura, il lavaggio della lana, tutte le operazioni che poi alla fine l'imprenditore coordina e, come dire, che producono il tessuto di lusso che si produceva a Firenze a quell'epoca. E allora c'è una classe operaia, c'è l'industria, ci sono gli industriali e c'è una consapevolezza in quella società, non oso dire come oggi, secondo me più di oggi,
la consapevolezza che da solo uno non fa niente e che uno non conta niente se non è organizzato, se non appartiene a una o a molte organizzazioni. Non solo per la politica, anche per la fede religiosa, quello è un mondo religioso. E uno non è soltanto parrocchiano di una parrocchia, fa anche parte di una confraternita, dove sono i laici che la gestiscono, non il parroco, per esempio. E poi uno fa parte di organizzazioni di quartiere e fa parte di organizzazioni di mestiere. Però quelli che hanno inventato l'idea di organizzare tutti quelli che fanno lo stesso lavoro non sono gli operai, sono i padroni. E quando dico padroni, dobbiamo pensare non soltanto ai grandi industriali, appunto, della lana, ma tutti quelli che oggi chiameremmo gli imprenditori, ma compresi i piccoli, compresi gli artigiani, compresi i negozianti, tutti quelli che hanno un'attività che possono dire questa è la mia attività, nel mondo medievale hanno imparato molto presto che bisogna organizzarsi. Bisogna organizzarsi non solo per organizzare il lavoro. All'epoca, come dire, non amano molto la concorrenza, è tutto il contrario. L'idea è tutti quanti devono fare lo stesso prezzo, pagare gli stessi salari e ci si organizza per quello. Ma poi ci si organizza anche per contare sul piano politico. Sul piano politico, una città come Firenze nel Medioevo, anche se è piena appunto di imprenditori che fanno un sacco di soldi ed è piena di operai che lavorano per loro, pagati una miseria, però ha anche un'elite di nobili famiglie che non si sporcano le mani col lavoro perché possiedono terre, poderi, castelli, possiedono tutta la campagna, hanno i loro contadini, vanno in giro a cavallo, fanno la guerra, fanno i tornei. I nobili sono abituati a essere loro quelli che comandano. E contro il potere dei nobili in una città come Firenze a un certo punto comincia a organizzarsi quello che loro chiamano il popolo. E qui bisogna stare attenti perché è molto interessante come i termini e la propaganda che si fa riescono poi ad arrivare a dei risultati politici. A Firenze all'inizio dire il popolo vuol dire tutti quelli che lavorano, tutti, tranne i nobili signori che non lavorano. È facile dire anche ai piccoli artigiani e anche ai garzoni, ai lavoranti, vi piacciono i nobili signori? No, non ci piacciono, vogliamo comandare noi che lavoriamo, il popolo. Però poi quando il popolo va al potere si scopre che sono i padroni quelli che lo tengono in mano e agli operai non arriva praticamente niente. Qui semplifico un pochino, però spero di non cadere nell'anacronismo proprio brutale. Cerco di dire cose che anche se c'è qualche collega mio medievista in piazza non mi scriva poi domani dicendomi ma cosa hai detto. Ecco, grosso modo il risultato è che quindi a Firenze il potere del popolo vuol dire che le corporazioni di tutti quelli che hanno un'impresa, che vanno dal grande banchiere, dal grande industriale della lana, fino ai muratori, ai fabbri, ai macellai. Ecco, ognuno di questi gruppi è una corporazione e chi governa la città lo decidono loro. Qui è come se Confindustria, Confartigianato, Confesercenti direttamente nominassero il governo e il governo rispondesse a loro. Ora, questo intendiamoci. Rispetto a una situazione come quella che c'è alla stessa epoca in altri paesi, dove comandano i nobili signori e basta, è ovviamente una situazione, è un laboratorio politico straordinario, perché comunque se si arriva fino al ciabattino e al venditore di formaggio, che anche loro partecipano, vuol dire che quello è davvero un governo, come dicono loro, largo. Migliaia di cittadini partecipano attraverso le loro organizzazioni alla politica. Però rimangono fuori quelli che non hanno niente, quelli che stanno in affitto e lavorano sotto padrone, che non sono probabilmente la maggioranza della città, sono una grossa minoranza. È da sempre uno dei problemi del proletariato, che in realtà non è davvero la maggioranza, perché c'è la piccola borghesia, è numerica intendo dire, no? Quelli rimangono fuori. È la rivolta dei ciompi. E la rivolta, in un momento complicato per tanti motivi in cui il governo traballa già per conto suo, è la rivolta di quelli che non sono organizzati, appunto, gli innumerevoli operai che a domicilio specializzati, ognuno ha una, fino ai tintori, gli innumerevoli operai su cui si regge l'industria tessile, che vivono male, che sono pagati poco, anche se da quando c'è stata la peste sono pagati un po' di più, perché la popolazione è diminuita e i padroni si sono accorti, ecco, però
la rivolta dei ciompi è la rivolta di una massa che non è rappresentata e che chiede il diritto, anacronismo, dai, di organizzarsi in sindacati. Salvo che questi sindacati loro li vedono come la stessa cosa che i padroni hanno già. I padroni sono... ciascuno appartiene a una corporazione di quelli che fanno il suo mestiere. Anche noi lo vogliamo. Però, e chiudo, capite che non è una rivendicazione solo sindacale. Non è solo per poter negoziare meglio con i padroni. Ma in una città dove sono le organizzazioni di mestiere che esprimono il governo, dire anche noi vogliamo la corporazione dei tintori, la corporazione degli operai, vuol dire anche noi vogliamo mandare i nostri al governo. Ecco, se riusciamo ad essere anche un pochino più brevi, riusciamo, perché ho segnato molte domande, sempre giocando fra i ciompi e oggi. Allora, io volevo chiedere al segretario, invece, ora, oggi, qui c'è stato fatto il quadro storico allo stile del professore, quindi fantastico. Oggi, ora, al di là di questo messaggio WhatsApp, che sa molto di Medioevo, per cui ti licenziano con un WhatsApp, quali sono, ed è forse la cosa più grave, quali sono gli altri indizi di un quadro economico per cui possiamo ripensare a quell'epoca là? Si sente? Sì. Io penso che uno dei problemi oggi è la precarietà nel lavoro e la svalorizzazione che c'è stata del lavoro. Nel senso che si è cancellata un punto di fondo, e cioè non si riconosce più che la ricchezza viene prodotta da chi lavora. E se tu non riconosci questo elemento, diventiamo, diciamo così, tutti dei consumatori, non c'è più chi produce la ricchezza e che quindi ha diritto anche di avere un ritorno di quella ricchezza che ha prodotto. E sicuramente quello che oggi è avvenuto è che attraverso la precarietà nel lavoro e attraverso una legislazione nel lavoro che ha favorito anche non solo i licenziamenti via WhatsApp, ma l'altro grande tema che oggi c'è è che le persone, pur facendo lo stesso lavoro, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse condizioni. E questo elemento, pensiamo a tutto il sistema degli appalti, dei subappalti, delle finte cooperative, che in realtà stanno riguardando tutte le attività manifatturiere, ma è così nel settore pubblico, è così nella sanità, è così nel commercio, è così nella logistica, è così in qualsiasi attività. Questo cosa sta determinando? Sta determinando una competizione al ribasso tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. E io credo che questo sia il punto, e da un certo punto di vista, nel momento che la politica non si pone più il problema di rappresentare il mondo del lavoro, è evidente che questo determina anche un elemento di persone che si sentono da sole con il loro problema, e in quel caso lì che vedono il nemico non in chi li sfrutta, ma in quello che di fianco a loro, pur di lavorare, accetta limiti e condizioni che loro non accetterebbero. Ora, io credo che sia questo il punto, e da un certo punto di vista, ascoltando con molto interesse le cose che diceva, c'è un punto, no? Cioè, se penso all'evoluzione sindacale, cioè qual è la diversità della nascita delle Camere del Lavoro e della nascita anche della CGIL? Fin dall'origine, qui c'è proprio un elemento anche di caratteristica, secondo me, della storia del nostro sindacato, mi permetto di dire, e cioè che le Camere del Lavoro si pongono il problema non di organizzare le singole corporazioni, si pongono il problema di mettere assieme tutti quelli che lavorano e di avere un luogo che li unifichi. E la stessa, non a caso, le prime categorie che nascono, siamo alla FIOM qui, che al limite nasce prima la FIOM, no? E poi nasce la CGIL, perché? Perché la scelta che viene fatta, e siamo alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, è proprio quello di pensare che tu non devi fare sindacati di mestiere, ma il sindacato deve essere un soggetto generale che rappresenta tutto il lavoro. E in quella dimensione ti poni anche un'altra caratteristica, cioè non di tutelare solo le condizioni di chi lavora, che di per sé sono un fatto importante, quanti soldi prendo, che orari faccio, che condizioni di lavoro ho, ma tu svolgi anche una funzione di rappresentanza del lavoro in senso generale, cioè
tu ti poni il problema di rappresentare tutta la condizione sociale delle persone che lavorano e allo stesso tempo, proprio nell'avere questa rappresentanza, ti poni il problema di avere un'idea di società e di avere come obiettivo non solo di tutelare il lavoro, ma anche di trasformare la società in un nuovo modello sociale che veda anche una mediazione più avanzata tra il lavoro e l'impresa. Allora io credo che il punto che noi abbiamo di fronte è proprio questo. Non è un caso che ad esempio noi stiamo rivendicando, a proposito di diritti nel lavoro, noi non stiamo dicendo torniamo allo statuto del 1970 che ce l'hanno in parte cancellato, noi stiamo dicendo c'è bisogno di un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori che faccia una cosa molto importante: i diritti non possono essere legati al tipo di rapporto di lavoro che hai, ma una persona lavorando, qualsiasi rapporto di lavoro ha, deve avere gli stessi diritti e le stesse tutele. Cioè l'insegnamento, da un certo punto di vista, torna all'origine. Una funzione fondamentale del sindacato, e secondo me dovrebbe essere una funzione fondamentale anche di chi in politica vuol rappresentare il lavoro, deve essere quello di impedire che le persone per vivere abbiano bisogno di competere con altri che come loro lavorano, non so se è chiaro. Questo è proprio un elemento di fondo, e lo dico questo per venire ad oggi, perché noi dovremmo fare anche una riflessione di quello che sta succedendo e di quello che questa pandemia sta determinando anche nelle nostre teste e nei nostri comportamenti. E se c'è una cosa che secondo me oggi devi proprio evitare è quella di alimentare, di aumentare le divisioni tra le persone. Io questo lo sento come un punto sindacale, ma anche come un punto politico che deve essere affrontato. Perché di fronte a chi ha paura, tu devi dargli una mano per superare la paura, non criminalizzare chi ha la paura, perché al limite ha la paura, anche sbagliata da un certo punto di vista. E soprattutto penso che oggi evitare di alimentare le divisioni vuol dire rilanciare anche un'idea di collettività, cioè del sentirsi assieme, di non lasciare solo nessuno. Ecco, io credo che sia questo il punto. E da un certo punto di vista la discussione e la rivendicazione che facciamo anche nei confronti del governo, e sarà un punto di discussione secondo me non semplice, io la dico secca: il nostro problema non è tornare a prima della pandemia. Tutti dicono non sarà più tutti come prima. Io spero, non so come dire, me lo auguro, perché a prima della pandemia io non ci voglio tornare se la guardo dal punto di vista delle condizioni, perché il livello di sfruttamento, di precarietà, di diseguaglianza era già insopportabile prima. Anzi, se debbo imparare qualcosa dalla pandemia, debbo proprio imparare che quel modello sociale che era stato realizzato prima, raccontando che se tu lasciavi fare al mercato senza regole avevi risolto tutti i problemi, ha determinato un livello di ingiustizia inaccettabile, e da un certo punto di vista ha determinato anche un modello sociale che ha messo al centro la produzione a prescindere dal significato che questo ha. Allora io credo che sia questo il momento di valorizzare e di muovere queste iniziative. E voglio dire una cosa che non ho una risposta, ma siccome a Firenze ci sono, è un po' fuori dal coro, ma la voglio dire, voglio, e ci ho pensato, non ho parlato prima proprio perché sapevo che stasera era Firenze in questi giorni, io qui voglio, e vi chiedo anche di fare un applauso, voglio esprimere tutta la mia solidarietà e tutta la mia vicinanza a Tommaso Montanari e anche agli attacchi beceri che sono stati fatti da chi in questo paese, da un certo punto di vista, vorrebbe tornare a rilanciare un'idea di fascismo che noi dobbiamo cancellare e togliere definitivamente dalle nostre discussioni. Ho finito. Torniamo ai ciompi. Ai ciompi di ieri e ai ciompi di oggi. E torna il professore. Allora, i ciompi in un primo momento hanno vinto, perché riuscirono ad andare al governo. Non solo ci andarono loro, ma ci andarono altri gruppi, mi pare. Insomma, altri riuscirono, vinsero. Dopodiché hanno perso. Perché hanno perso? Guardate, si può trarre una lezione politica. Una lezione politica molto chiara. Funziona, mi sentite? Bisogna spengere questi. Io non sono uno di quei predicatori che ci riuscivano anche senza microfoni, mi dispiace. Proviamo questo, sì, dai, allora. Allora no, c'è una lezione politica da imparare, banalissima per carità. Non a caso prima ho sottolineato che il popolo minuto
Ma neanche quelle categorie, Popolo Minuto, se tu sei un nobile, quasi tutti sono Popolo Minuto, se tu sei un nobile signore anche l'industriale ti sembra un villano, quindi è sempre molto soggettiva, però in una città dove ci sono appunto un'elite di nobili signori, grandi proprietari terrieri, poi ci sono i grandi imprenditori, e poi però ci sono i piccoli imprenditori, appunto, i bottegai, gli artigiani, che sono tutelati, dal punto di vista politico, sono organizzati, anche loro partecipano al governo, però lo capiscono subito che, guarda un po', poi il governo non fa i loro interessi, il governo fa gli interessi dei banchieri e degli industriali, nominalmente anche il muratore e anche il fabbro possono dire anche noi partecipiamo, esprimiamo, possiamo andare, ma di fatto poi si accorgono che i loro interessi non sono davvero tutelati, e sotto di loro ci sono quelli che non sono tutelati per niente, appunto, i lavoratori sotto padrone, diciamo così, non dico manuali, perché anche l'artigiano è un lavoratore manuale che sta tutto il giorno a spaccarsi la schiena, naturalmente, però è padrone della sua bottega. Il garzone è un'altra cosa, l'operaio che riceve la lana a domicilio dal padrone è un'altra cosa, perché prima dicevo non sono la maggioranza della popolazione, perché appunto se fossero la maggioranza, ma non lo sono, e quando per un momento i ciompi riescono a impadronirsi della piazza e a far pressione sul governo e a ottenere quello che vogliono, quindi creazione di nuove corporazioni, adesso anche gli operai sono organizzati e possono andare al governo, ci riescono perché hanno stretto un'alleanza in realtà. È un momento in cui appunto gli artigiani si sono detti, ma in fondo noi siamo più vicini a loro che non all'industriale, ecco, si sono detti questo. Mentre da sempre gli industriali badavano a dirgli no, noi stiamo tutti dalla stessa parte, sono i poveracci dei quartieri bassi che dobbiamo temere, per l'appunto, voi state con noi, ecco. Per un momento questa alleanza tra i ricchi, adesso di nuovo uso categorie generiche, mi capite, ma l'alleanza fra i grandi imprenditori e i piccoli si rompe, i piccoli si rendono conto che i gran signori quando guardano in basso vedono Popolo Minuto e non fanno differenza fra se sei un fabbro che ha la sua bottega o se sei un operaio che lavora a domicilio, siete tutti poveracci. Ecco, quando prendono consapevolezza che sono tutti poveracci, allora diventano maggioranza, effettivamente, si impadroniscono della piazza e riescono a ottenere quello che vogliono. Poi cosa succede? Succede che dall'alto lavorano per dividerli, naturalmente. E naturalmente va anche detto che i veri poveri non hanno sempre la lucidità e i capi capaci di guidarli, non hanno sempre la lucidità di capire non bisogna esagerare perché se spaventiamo gli altri ridiventiamo minoranza. Quando scateni anche le violenze, non è una lezione per sempre, ci sono epoche in cui le violenze bisogna scatenarle, non voglio dire questo, la rivoluzione francese meno male che a un certo punto hanno scatenato le violenze, ma la lezione politica nel caso dei ciompi, e stavo parlando del 1789 naturalmente, la lezione politica nel caso dei ciompi è che appunto il piccolo imprenditore, l'artigiano, si spaventa a un certo punto quando vede che la piazza continua a essere piena di gente che pretende sempre di più e che lì c'è il rischio che succeda la rivoluzione, e a quel punto non hanno bisogno di muoversi i potenti, basta che i macellai sono una corporazione molto forte negli scontri di piazza, e potete immaginare perché: scendono in piazza tutti i macellai di Firenze con gli attrezzi di bottega. Ecco, basta che i macellai cambino idea e si dicano che a loro non conviene continuare a aiutare i poveracci perché i poveracci non li ferma più nessuno e chissà cosa succede, era meglio prima, appunto, torniamo a prima, basta quello e gli operai si riscoprono minoranza anche in piazza e vengono battuti. Quindi non fu colpa di un leader, perché anche loro avevano un leader all'epoca, no? Si chiamava Michele Di Lando. Ci sono diversi personaggi che naturalmente, perché qui appunto l'abbiamo detto. Era un leader debole o era tutta la situazione come appena? Allora, premesso che naturalmente noi non siamo qui a fare una lezione di storia, però io questa cosa ve la devo dire. Quando noi sappiamo qualcosa di cosa è successo in passato è perché abbiamo dei resoconti scritti all'epoca. Noi abbiamo parecchi resoconti scritti all'epoca sulla rivolta dei ciompi. Provate a indovinare se la maggior parte di quelli che alla fine della rivolta, o anche già durante la rivolta, si sono messi a scrivere per raccontare cosa stava succedendo,
Provate a immaginare se la maggior parte di loro stava con i poveri analfabeti o se invece stava con i padroni. No, la maggior parte di quelli che hanno scritto stavano con i padroni, erano i padroni stessi, erano loro che sapevano leggere e scrivere, avevano modo e tempo di dire: adesso io scrivo, racconto, scrivo ai miei amici in un'altra città cosa sta succedendo. Quindi la maggioranza, la grande maggioranza dei resoconti che noi abbiamo sono di parte e considerano la ribellione dei Ciompi come una cosa orrenda, un grave pericolo che la nostra città di Firenze ha corso. E quindi noi dobbiamo, per arrivare a una verità che non sia così soggettiva, dobbiamo lavorarci molto su questi testi. Detto questo, questi testi ci dicono: questa folla in piazza era aveva talmente perso la testa che a un certo punto è arrivato un poveraccio qualunque, questo Michele di Lando, e c'è chi scrive... Sapete, Firenze era una metropoli per l'epoca, ma era pur sempre una città di 100.000 abitanti, neanche, e si conoscevano tutti. È arrivato Michele di Lando, il figlio di quella che vende le verdure al mercato in piazza, ecco, non so quale. È arrivato lì, era luglio, in calzoni corti e ciabatte, e loro ha preso lui lo stendardo del popolo, e loro l'hanno spinto avanti, e lui è salito a palazzo, e hanno detto: lui, facciamo lui gonfaloniere di giustizia, ministro dell'interno, per capirci, ecco. Sarà vero? È gente che lo considera un poveraccio, un cafone qualunque, non possiamo essere sicuri che è vero, però quello che ci raccontano è questo. Dopodiché ci raccontano che Michele di Lando, quando a un certo punto c'è la svolta a destra, diciamo così, e gli artigiani cominciano a dire: no, fermiamo tutto, torniamo indietro, e Michele di Lando, invece di fare quello per cui l'hanno messo lì, cioè continuare a cappeggiare la rivoluzione, comincia a cappeggiare la controrivoluzione, va giù in piazza con la polizia a mangalellare, ecco, diciamo, l'hanno corrotto, l'hanno pagato, ha perso la testa, era davvero un poveraccio che non capiva niente, va a sapere. Certo, i leader sono importanti, però non è per quello, ecco, che hanno perso. Grazie. Si potrebbe andare avanti ore con i parallelismi, però il parallelismo adesso che voglio introdurre è un altro, sempre facendo paragoni. Però insomma, noi ci aspettavamo tutti a maggio, a luglio, a giugno, a luglio, si parlava di questo autunno caldo, ci sarebbe stato in Italia l'autunno caldo perché c'era stato il famoso decreto che aveva sbloccato tutti i licenziamenti, non tutti, parte dei licenziamenti, insomma si temeva un autunno caldo. Ora l'autunno ancora non è, però se c'è un pavimento di piazza è no pass, no vax, quindi questo tipo di persone che fra l'altro come dire, ci portano via la nostra attenzione da quelli che sono i temi del lavoro, che sono tanti, sono tante le riforme del lavoro che stanno insistendo sull'agenda del governo. Quindi la domanda che volevo fare è un po' questa: ma tutto questo movimento no vax, no green pass, di cui anche voi sindacati, anche lei segretario, insomma avete comunque avete detto cose, vi siete espressi sul tema, non è che è qualcosa, un falso problema rispetto ai problemi veri? Questo le volevo chiedere. Era una domanda questa sui green pass che non mi aspettavo sinceramente, però... Vabbè, però bisogna farla, però, dai. No, tema di tumulti. No. Ieri abbiamo bloccato tutte le stazioni... No, stamattina, ieri, non mi ricordo più. Non mi pare che hanno bloccato per fortuna parecchio. Non hanno bloccato proprio lui. Ma io voglio dire questo. Rispetto al problema pandemia... quello che noi dobbiamo, credo, essere consapevoli è che noi non siamo ancora fuori dalla pandemia e quindi abbiamo il problema di come la combattiamo non solo in Italia ma nel mondo, perché noi siamo di fronte a una questione che ha una dimensione di questa natura. Lo dico perché siccome si fa una discussione importante sul problema dei vaccini e delle vaccinazioni, e io sono tra quelli da sempre convinto che sia necessario che vaccinarsi e che lo strumento dei vaccini è l'unico strumento che può permetterti di configgere questo virus. Ma questo tema è un tema più generale, no? Noi stiamo anche chiedendo che vengano sospesi i brevetti, perché uno dei problemi anche per fermare le famose varianti, visto che quando si parla di varianti si parla di Sudafrica, di India, ecco, uno dei temi, ed è una contraddizione, noi arriviamo e si sta discutendo
addirittura di arrivare alla terza vaccinazione nel nostro paese, e sappiamo perfettamente che in giro per il mondo ci sono persone che non hanno neanche la prima vaccinazione ed è lontano da questa cosa. E io credo che da questo punto di vista questo sia un problema che andrebbe assunto in tutta la sua dimensione, che anche lo stesso governo si dovrebbe porre il problema nel rapporto anche con le multinazionali di affrontare il tema di sospendere i brevetti per poter davvero vaccinare gratuitamente tutte le persone in giro per il mondo. Perché a proposito di giustizia, di tutela, la salute deve essere un diritto garantito per tutti, non a secondo della condizione in cui sei. E da un certo punto di vista questa pandemia sta facendo accelerare tutte le distinzioni. Il secondo passaggio, visto che vengo una domanda e poi affronto il problema, diciamo così, dei temi che dobbiamo affrontare, noi come organizzazioni sindacali siamo stati convocati d'urgenza il 2 di agosto dal Presidente del Consiglio, e noi fin da allora, in modo molto chiaro, abbiamo detto delle cose che abbiamo continuato a dire con molta, diciamo così, coerenza e trasparenza. La prima cosa, gli abbiamo detto che noi non siamo contrari alla possibile idea che il vaccino possa diventare obbligatorio, ma che questa è una decisione che può prendere solo il governo e il Parlamento nel nostro paese, sia perché lo prevede la legge e la Costituzione, sia perché gli elementi anche scientifici e di conoscenza per poter valutare in che situazione siamo ce lo possono avere loro, non è che ce lo può avere qualcun altro. E noi gli abbiamo detto allora, quindi eravamo il 2 di agosto, abbiamo detto che se il governo avesse deciso una strada di questa natura, noi naturalmente non saremmo stati contrari, anzi saremmo stati disponibili a lavorare per come affrontare sostanzialmente questo tema. Del resto vorrei far notare che noi era il 6 di aprile quando abbiamo rinnovato i protocolli alla sicurezza e fatto l'intesa per dire che per quello che ci riguardava anche le aziende potevano diventare centri vaccinali. Quindi non c'è mai stata una nostra contrarietà su questa cosa, anzi esattamente l'opposto. È bene sempre chiarire, credo, no? In questi tempi. Ma sì, ho dovuto farlo parecchio. Approfitto per ho dovuto farlo parecchio quest'estate, avrei preferito fare un po' di ferie anch'io, ecco, di riposarmi un po' di più, ho dovuto farlo diverse volte, perché naturalmente si è scatenato un'altra cosa che secondo me ha dietro un'altra cosa, cioè ha dietro il fatto di voler dare un'immagine del sindacato come di un soggetto non responsabile che non deve essere coinvolto nelle scelte di cambiamento di questo paese, perché questo in realtà, però siccome non ci abbiamo scritto Giocondo certe cose si capiscono, no? Quindi aggiungo che qui c'è un altro tema, adesso lo dico con attenzione perché potrei essere mal interpretato, ma lo dico con attenzione. Quando si parla di obbligo vaccinale e di Green Pass, stiamo parlando di due cose diverse tra di loro. Questo dovrebbe essere un elemento di onestà, no? Sono proprio due cose diverse. Perché il Green Pass uno ce lo può avere, come io ce l'ho, se ti sei vaccinato. Lo puoi avere se per caso hai avuto la sfortuna di avere già la malattia e ne sei però fortunatamente uscito. E lo puoi avere semplicemente perché fai un tampone. Ci siamo? E quindi di per sé pensare di usare il Green Pass come grimaldello perché tutti si vaccinino, l'abbiamo detto al governo il 2 di agosto, abbiamo detto secondo noi rischia di essere quasi controproducente, non è vero che succederà quella cosa lì, perché tu devi mettere, siccome in una parte di persone, io la penso così, quelli che non si sono ancora vaccinati, che ci sono i luoghi di lavoro, come dire che sono tutti Novax, secondo me si dice una sciocchezza. E da un certo punto di vista è proprio sbagliato, secondo me, perché se ci sono delle persone che hanno delle paure vanno affrontate e aiutate. In più, se ce la vogliamo raccontare, ci sono una serie di contraddizioni, no? La questione della mensa, e noi l'abbiamo detto anche il 2 di agosto, scusate, noi abbiamo fatto i protocolli alla sicurezza un anno e mezzo fa. E quando abbiamo fatto i protocolli alla sicurezza, tutti assieme, compreso il governo che li ha firmati, ha riconosciuto che le mense non erano un ristorante. Perché se ci pensate, da un anno e mezzo i ristoranti sono stati chiusi. Le mense le hai tenute aperte non perché si faceva quello che ci pareva, ma perché quello era un servizio legato al lavoro e ti sei posto il problema di garantire la sicurezza che le mense fossero organizzate in un certo modo. Non so se è chiaro come concetto. Allora, da un certo punto di vista, svegliarsi che in agosto tutto ciò che hai fatto non funziona più,
con la contraddizione tra l'altro che chi è stato in albergo o in pensione si è trovato a dover mangiare in mezzo a persone che non sapeva neanche chi erano, perché quando vai in mensa le persone che lavorano con te le conosci perché ci lavori assieme tutto il giorno e hai determinato determinate condizioni, secondo noi è stato un errore. Abbiamo detto allora, già allora, il 2 di agosto, e lo dico perché c'è qualcuno che ci sta arrivando adesso, ma noi l'abbiamo detto il 2 di agosto al governo, abbiamo detto badate che c'è anche un altro tema. Che se tu pensi di usare quello strumento, anziché assumerti la responsabilità di fare la legge e quindi di fare l'obbligo vaccinale, che è una tua responsabilità che non puoi scaricare su nessun altro, badate che c'è un altro tema. E cioè il fatto che un conto è dire che se uno va al cinema, che se uno vuole andare a mangiare fuori, che se uno vuole andare a teatro, in linea teorica non sono vaccinato, faccio il tampone e mi pago il tampone. Ma se tu mi dici che il Green Pass lo introduci per andare in mensa, noi abbiamo sempre detto che era una cosa sbagliata perché ci sono i protocolli che hanno rispettato, ma diventa o addirittura sul posto di lavoro e quindi diventa una condizione per poter lavorare, io questo lo dico in modo molto preciso, lo continuo a pensare. Io penso che non sia accettabile per nessuno che uno per lavorare debba dover pagare qualcosa. Uno per lavorare deve essere pagato. E da un certo punto di vista, come l'abbiamo detto allora, vorrei far notare che anche se ci vacciniamo tutti, e io mi auguro che questo sia, e abbiamo nella lettera che abbiamo scritto ieri al Presidente del Consiglio Draghi, CGIL, CISL, abbiamo ribadito che se il governo decide di fare l'obbligo vaccinale, il nostro assenso a quell'operazione lì c'è, quindi deve essere chiara questa operazione, se non la fanno saranno loro che debbono spiegare perché non la fanno, non qualcun altro, ma dall'altra parte... L'elemento che deve essere molto chiaro è che in questi anni, in questo anno e mezzo, nei protocolli alla sicurezza, gli dispositivi di protezione sono previsti, non è che li paga il lavoratore. E tra l'altro, guardate che i dispositivi di protezione, se ce lo vogliamo dire tutti, per un po' li dobbiamo continuare a usare anche nel momento che siamo tutti vaccinati, eh? Perché il problema del distanziamento, della protezione, è una cosa che ci dobbiamo abituare per un po' a doverlo mantenere, deve diventare un elemento che ci accompagna. E dentro a questo io credo sia un atto di responsabilità fare in modo che anche se affronto quel tema lì, i distanziamenti, le protezioni e al limite il tampone per lavorare o nei luoghi di lavoro non può essere a carico del lavoratore. Perché questa cosa qui non è aiutare qualcuno, è mettere nella condizione le persone di lavorare in sicurezza. E allo stesso tempo questo tema noi l'abbiamo posto in questi termini. Dire queste cose è stato usato da qualcuno per dire che il sindacato era irresponsabile ed era diventato Novax, non so se è chiaro. Io l'ho provato a dire in tante lingue, non so come dire, lo dico in modo calmo, come potete immaginare, l'istinto era di dire delle parolacce molto pesanti verso chi usava questi ragionamenti. Perché dico questo? Perché se c'è un paese e se c'è qualcuno che può rivendicare quello che è stato fatto dal mondo del lavoro per uscire dalla pandemia, questo è il movimento sindacale, sono i lavoratori. Io mi ricordo quando era marzo dello scorso anno, Mi ricordo chi è che si è dovuto battere e si operare per bloccare le attività e per mettere in sicurezza le aziende. E mi ricordo che allora i lavoratori, quelli che improvvisamente tutti hanno considerato che erano essenziali perché per un po' non esistevano più, no? Il lavoro era sparito, non serviva a nulla, improvvisamente è saltato fuori l'essenzialità dei lavori anche più poveri, quelli che fanno le pulizie, quelli che ci portano via le immondizie. Senza quelli lì, noi, quel paese qui, non saremmo oggi nella condizione di pensare a una ripresa. E se ce lo vogliamo dire, all'inizio quei lavoratori lì sono andati a lavorare anche quando le protezioni non erano adatte e qualcuno ci ha rimesso anche la vita. Allora venirti a raccontare un anno e mezzo dopo che tu saresti l'irresponsabile, la reazione, capite, è un po' pesante. Perché anzi, il tema che io vedo, e qui arrivo alle riforme, io non voglio continuare a discutere di cose che non ho mai detto e che non sto pensando, non so se è chiaro. Voglio proprio mettermi a discutere di quello che c'è da fare. Si stanno investendo 300 miliardi, mai successo in 6 anni in un paese, anzi il problema è se saremo capaci di investire 300 miliardi in 6 anni, perché non siamo mai neanche stati capaci di spendere i soldi che l'Europa ci ha dato. Il problema è fare le riforme, finalmente una riforma fiscale degna di questo nome. A proposito di GKN, io vengo da lì, guardate che qual è il tema, oltre all'atteggiamento,
Cosa, dove succedono queste cose? Nel settore dell'automotive. Cosa sta? Siamo di fronte a un cambiamento. Dire che si debbono produrre prodotti che non inquinano, alla lunga vuol dire che i motori termici, i motori a diesel, i motori a benzina, smetterai di farli e sei dentro ad un processo di grande cambiamento della produzione, dei prodotti e dei processi. Un processo di questo genere deve essere lasciato che ogni impresa e il mercato decide quello che deve fare, o un processo di questa natura deve essere deciso con il coinvolgimento e anche l'intelligenza delle persone che lavorano, con una politica industriale, con un ruolo del pubblico, con un'idea diversa? Allora è il momento di investire sul lavoro, è il momento di mettere nelle condizioni le persone di poter discutere non solo di quanto salario prendo e di quanto orario faccio, ma anche di che cosa lo produco, come lo produco, con quale sostenibilità. E qui ci vuole anche una mediazione diversa, qui c'è un cambiamento anche degli imprenditori. Gli imprenditori debbono capire che non semplici, il mondo del lavoro non è semplicemente qualcuno che vende la sua manodopera, non so se è chiaro, ma deve investire sull'intelligenza delle persone, perché un nuovo modello di sviluppo e nuovi sistemi di produzione vuol dire anche cambiare e pensare a un livello di presenza e di partecipazione del mondo del lavoro alla vita delle imprese diverso da quello che è avvenuto adesso. Questo è il tema che abbiamo di fronte. Allora io penso... Certo, quale visione quale? Industriale, ma anche quale visione quale sociale e quale ruolo nel lavoro. Ce la vogliamo dire in italiano? È il momento che le leggi balordi che sono state fatte in questi anni, sia dai governi di destra che dai governi di centro-sinistra, così ce la diciamo in italiano, vanno cambiate. Dal Job Act alla messa in discussione dell'articolo 18 a tutte le altre cavolate che in questi anni hanno fatto. Questo è il tema che abbiamo di fronte. E se vuoi recuperare un rapporto col mondo del lavoro, perché poi la follia, ascoltavo la cosa che diceva con molta efficacia il professore, se ci pensate in questi anni hanno raccontato che il mondo del lavoro non esisteva più. Io avevo degli amici che se non dicevano quello che facevano, perché se dicevano che era un operaio, faceva un determinato lavoro, veniva considerato nella scala gerarchica un poveretto, non so se è chiaro. Adesso stanno discutendo che non trovano le persone per fare i lavori. Santo Dio, sfruttateli meno e pagateli di più, siete sicuri che li trovate? Non è che c'è bisogno di inventarci altre cose, ci siamo. Ma allo stesso tempo questa pandemia ti ha riproposto un tema che non è la tecnologia, che non è il mercato, sono le persone che possono cambiare la condizione. Senza il contributo e l'intelligenza delle persone non si muove nulla, questo è il tema di fondo. E da un certo punto di vista il mondo del lavoro deve acquisire ancora di più una consapevolezza che non solo deve essere unito, ma che deve rivendicare il diritto, non insisto su questo tema, noi non dobbiamo rivendicare solo il diritto di essere pagati giustamente o di lavorare determinate ore, che sono importantissimo, vorrei essere chiaro, e a volte non riusciamo a far bene neanche questo. Oggi è il momento di un nuovo diritto che noi dobbiamo rivendicare, quello di poter discutere e decidere di che cosa faccio, perché lo faccio e con quale significato, e di poter essere nella condizione di decidere anche le scelte che si fanno. Proprio perché non ci sono quelli che capiscono di più solo perché hanno più potere, non so se è chiaro. Anzi, in molti casi sta venendo fuori, vi racconto qua perché è una bella battuta, e dopo sto zitto, che così do anche vantaggio a qualcun altro. Io ho sentito una battuta molto bella fatta da Prodi, che gli chiedevano a un certo punto perché stava succedendo che molte imprese delocalizzavano, che tanti figli di imprenditori non erano in grado di svolgere meglio la sua funzione, perché tante imprese chiudevano. Gli ha dato una risposta che io la riuso perché l'ho trovata eccezionale. Gli ha detto, sa perché? Perché c'è una regola, non si può essere ricchi e coglioni per più di due generazioni. Io l'ho trovata eccezionale come ragionamento, e siccome oggi il problema non è chi sei, ma che cos'hai in testa e come utilizzi la tua intelligenza, ecco, io penso che il passaggio che abbiamo di fronte è questo, e al governo Draghi, e a Draghi chiederemo proprio questo, che il mondo del lavoro sia messo nella condizione di poter partecipare, di essere protagonista della crescita e del cambiamento del nostro paese. Grazie. Comunque il tema dell'obbligo dei vaccini oggi è stato presente in Consiglio dei Ministri e se ne è parlato anche dopo, quindi il tema dell'obbligo prima o poi verrà fuori. E professore, io, come dire, torno sempre alla sua bellissima cultura,
e le volevo chiedere questo. Allora, oggi è appunto, ci sono molte persone che dicono: ah, lo Stato, non solo lo Stato, accusano quelli che non si vogliono vaccinare di essere Novax, insomma, ci sono molte persone che paragonano lo Stato di oggi a chi diceva dagli all'untore ai tempi, nei progressi sposi. Qual è il profilo? Ora, il Novax c'è sempre stato, la storia ci insegna che c'è sempre stato un Novax. Le volevo chiedere, se può, un profilo del Novax nei secoli, e soprattutto se questo paragone oggi del dagli all'untore di ieri e di oggi è fondato, oppure insomma, se è un attimino strumentale, esagerato, no? Funziona. Segretario, anch'io non me l'aspettavo questa domanda, eh. Avete tempo, vero? Perché è una di quelle cose. Però mettiamola così. Noi oggi sperimentiamo una cosa che succede sempre in realtà, cioè l'incredibile forza delle etichette, degli slogan, che servono a semplificare una realtà che invece è complessa. No? Ecco. Purtroppo noi oggi viviamo in un mondo dove i media con la massima facilità creano delle etichette e noi ci andiamo dietro, ci crediamo, le usiamo anche noi. Io devo dire che ho sempre provato un certo disagio a sentir dire i populisti, e poi a sentir dire i sovranisti, e adesso a sentir dire i Novax. Perché? Perché invece la realtà è più complessa di così. Allora, l'essere umano ha una certa tendenza a estremizzare, ha una certa tendenza a dividersi in partiti che molto in fretta si odiano e non si riconoscono più nessuna legittimità reciprocamente. Qui a Firenze, ai tempi che studio io, nel Medioevo, avevate una grande abitudine per questo. Guelfi e Ghibellini. Diceva uno di quei predicatori di cui parlavo, Giordano da Pisa, un coetaneo di Dante, ma io conosco gente che è guelfa e che se potesse dire: guarda, in un attimo voglio che siano morti tutti i Ghibellini, tutti li ammazzerebbe in un attimo, e viceversa. E perché ai Guelfi piaceva tanto il Papa e ai Ghibellini piaceva tanto l'imperatore? Ma nemmeno per idea, alla maggior parte di loro non gli importava niente, ma era perché noi in famiglia siamo Guelfi e si è sempre stati Guelfi, e quegli altri invece lì, i nostri vicini di casa, e sono sempre stati Ghibellini quelli, e già mi diceva mio nonno quanto erano malvagi quelli lì già ai suoi tempi, e poi il mio babbo anche me l'ha raccontato, tutte quelle che gli hanno fatto, ma gliela faremo vedere, eh? Perché? Perché noi siamo Guelfi noi, ecco, e quegli altri no. Noi ci dividiamo molto facilmente in schieramenti che non si riconoscono nessuna legittimità e che cominciano a insultarsi a vicenda anziché discutere. E il nostro sistema, purtroppo, di comunicazione alimenta questa cosa. Cosa vuol dire Novax? Novax può voler dire una persona molto ingenua che ieri credeva alle scie chimiche, no, e che qualche secolo fa credeva agli untori. Molto ingenua, che ha dentro di sé una paura legittima, sa di vivere in un mondo dove tutti lo vogliono fregare, e dove che è pieno di pericoli, e che è circondato da gente più potente di lui che non gli dice la verità. E fin lì non è ingenuità, sapere che siamo circondati da gente potente che non ci dice la verità. L'ingenuità subentra quando invece credi al primo venuto che ti racconta appunto: quello lì è un untore, l'ho visto con lo straccio, unto di peste, e tu ci credi. Magari non credevi al governo quando diceva certe cose e facevi bene, però poi arriva appunto, oggi non è più il vicino di casa che te lo dice, lo trovi sui social, qualunque balla, e ci credi. E ecco, però il Novax, visto che tutti sono Novax, appunto anche il sindacato, no? Quando dice certe cose, allora magari il Novax è anche chi dice: sì, però voglio dire, io finora se prendevo un'aspirina ci trovavo dentro 10 pagine di bugiardino che mi spiegava tutto e tutte le eventuali possibili conseguenze, adesso ci fanno queste iniezioni e non sappiamo letteralmente se sanno bene di cosa si tratta. Quello è un dubbio legittimo. Poi il ragionamento, e forse ancora di più la volontà, diciamo, alla Gramsci più che altro, ti fa dire: no, però bisogna farlo il vaccino, bisogna farlo perché in questo momento non abbiamo altro. Però esprimere dei dubbi è comunque invece una cosa legittima. E allora appunto, in passato ci sono stati sia i movimenti in cui la gente spaventata credeva a qualunque cosa e cercava il nemico. C'è la peste? Saranno mica gli ebrei.
ma sai che gli ebrei non muoiono di peste, ecco. Avete mai sentito? Non è morto nessun ebreo nelle Torri Gemelle. No, ecco, non è vero, ovviamente, ma ci sono siti che ti dicono l'attentato alle Torri Gemelle gli hanno fatto gli ebrei, non è morto nessun ebreo nelle Torri Gemelle. Nel 300, quando c'è la peste, la gente comincia a dire ma non sono mica gli ebrei, perché no? Gli ebrei noi li odiamo. Loro ci odiano. Sono loro che la spargono. Bisogna a un certo punto che il Papa dica no, ragazzi, guardate che non sono gli ebrei, risulta che muoiono anche loro, lasciateli stare, perché la folla in certe città ha cominciato a ammazzare gli ebrei, parlo appunto della peste del 300, no? E certo, quella è la paura e la credulità messe insieme che ti spingono a cercare dei nemici e a usare la violenza contro di loro. E poi però, appunto, fa parte della tradizione della cultura occidentale anche il dire: io per principio quando mi dicono qualcosa non è che ci credo subito. Prima voglio vederci chiaro, ci voglio ragionare io con la mia testa, voglio che mi dicano che informazioni hanno e questo voglio dire appunto, anche questi in certe situazioni, anche quelli che dicevano ma io veramente non sono tanto convinto, vorrei vedere meglio, vorrei capire meglio, anche quelli era facile che si dicesse appunto gli eretici, no? Ecco, facciamoli star zitti. Quindi appunto questa è una cosa, diciamo così, che accompagna l'umanità da sempre in queste varie forme. Quindi non c'è nessun primato in quello che stiamo vedendo, ovviamente i cazzotti e inseguire le persone sotto casa e minacciare, tutto questo no, giusto? Questo è da bandire nel 1300 e ovviamente oggi sul 1300 non mi pronuncio, ma oggi sono d'accordo, se devo fare questa dichiarazione di intenti, non viviamo in una società in cui sia il caso di ricorrere al cazzotto sotto casa. Massima tolleranza per i dubbi di tutti, ovviamente parliamo e discutiamone, però il vaccino è l'unica cosa che c'è. Va bene, segretario, io torno un attimino a lei e con qualche numero. Come vede, io adesso qui ho il Sole 24 Ore, che non è un giornale. Forse quando l'ha visto prima ha detto, oddio, questa col Sole 24 Ore che vuole stasera da me. Però prendo solo qualche numero, che sono i numeri di apertura di oggi del giornale. E i dati Istat di luglio ci dicono che ci sono 24.000 assunti, persone assunte dipendenti in più. Di queste 24.000, 12.000 sono a tempo indeterminato e che quindi l'effetto tanto temuto dello stop dei licenziamenti non ci sarebbe stato. Allora, io su questi numeri, ogni settimana leggiamo numeri di occupati, disoccupati e francamente ho qualche dubbio, ho molti dubbi anch'io. Io volevo capire da lei, però appunto con i numeri, qual è la situazione. È vero che ci sono a oggi ancora 252.000 posti in meno rispetto al pre-pandemia, però come sta andando il mercato del lavoro? C'è richiesta? Ci sono aziende che si lamentano che non trovano i profili giusti, che mancano, che cercano operai di un certo tipo e non li trovano. Com'è il mondo del lavoro realmente oggi? Se ce lo può dire in numeri e in sintesi, perché sennò apriamo un trattato che finisce più. Sì, infatti, perché dopo c'è il grande show finale con il professore. Mi chiedevo quanto tempo avevo, di cui invece. Però qui seguirei un consiglio che ci dava il professore, e cioè quando le situazioni sono complesse non si può semplificare. Semplificarle si fa un errore. Esatto. E io credo che questo sia un pezzo di riflessione, perché come ho detto prima, esiste sicuramente anche il fatto che in alcuni casi vengono pagati poco e quindi li vogliono far lavorare in nero e quindi c'è anche una ragione, no? Per cui non trovi determinati lavoro. Così come esiste un problema di formazione, di competenze e di cambiamento, no? Esistono tutte e due le cose e tu le devi affrontare tutte e due. Così come nei numeri che io ho visto, poi naturalmente non ho visto gli ultimi, uno dei dati che emerge è che continua a esserci troppa precarietà e che anche le assunzioni che vengono fatte, buona parte delle assunzioni continuano a essere assunzioni a termine, che sono poi quelle che in questo anno e mezzo sono le prime che poi hanno perso posti di lavoro e che penalizzano in modo particolare i giovani e le donne più che altre situazioni. E un
pericolo che io vedo è che anche questa cosiddetta ripresa e gli investimenti che debbono essere messi in campo non creino nuova occupazione e soprattutto occupazione stabile, non precaria, e soprattutto che si investa per qualificare anche la qualità. Se ragiono rispetto alla questione della formazione, ad esempio, io credo che qui noi dobbiamo andare verso un cambiamento radicale del sistema formativo e del nostro sistema scolastico. Io vedo da un lato che bisogna andare all'obbligo, visto che parliamo di obbligo, all'obbligo scolastico fino a 18 anni, e dall'altra parte noi abbiamo bisogno che la formazione e l'aggiornamento delle persone diventi un diritto permanente per tutte le persone che vivono per tutta la loro vita. Se devo ragionarla da un punto di vista sindacale, così faccio un esempio e rendo chiaro quello che ciò che secondo me dovremo rivendicare nei contratti, è che se il mio orario di lavoro è di 40 ore alla settimana, poi proveremo anche a ridurlo, ma partiamo dal fatto che adesso è 40 ore, io penso che la regola di qui in avanti dovrebbe essere che almeno 2 o 3 ore ogni settimana, per tutte le settimane e per tutti i mesi e per tutti gli anni che lavoro, dovrei essere pagato perché studio e perché mi aggiorno. E questo aggiornamento e studio deve diventare un diritto permanente di tutti. Non so se è chiaro come concetto, perché questo è il tema che tu devi mettere in campo. Pensa al fatto, lo dico banalmente, che non solo c'è troppa precarietà, ma l'altro tema che noi abbiamo chiesto di discutere, si continua a morire sul lavoro come si moriva 30, 40, 50 anni fa. Anzi, se devi riflettere, quello che sta succedendo è che appena c'è la ripresa riprendono le morti sul lavoro più di prima. E per assurdo muori sul lavoro anche se sei vaccinato e se hai la mascherina, perché viene considerata la sicurezza sul lavoro ancora un costo e non invece un investimento e non invece un elemento di qualità. E in molti casi, come vedi, muori sul lavoro perché sei apprendista e ti fanno fare un lavoro diverso, perché non mettono i dispositivi. Perché spengi la cellula fotoelettrica. Perché spengi la cellula fotoelettrica, perché cadi dall'alto, perché continui a agire sugli appalti e sui subappalti e via di questo passo. Allora, da un certo punto di vista, il tema da aprire nel nostro paese è la qualità del lavoro. E in più il fatto che i nuovi lavori che puoi creare, perché sicuramente con le tecnologie stanno cambiando il lavoro e cambieranno dei lavori, ma neanche dei nuovi che debbono essere in un qualche modo inventati, affrontati, e il tema deve essere proprio questo. E da un certo punto di vista abbiamo bisogno anche di fare delle cose che nel nostro paese non abbiamo mai fatto. Io vi faccio un esempio. A proposito di ambiente, di sicurezza e di nuovo modello di sviluppo, e dopo chiudo con questa, ma per dare l'idea del cambiamento. Due domande veloci dopo, allora poi dopo c'è lo show finale del benissimo, prezzo. Allora è questa. Vi faccio un esempio. Noi, il piano nazionale presentato in Europa, dice che nei prossimi anni bisogna produrre e mettere in movimento 6.000 autobus elettrici. La domanda molto banale è: noi quei 6.000 autobus elettrici lì, li compriamo in Cina o costruiamo una filiera produttiva per produrli in Italia e creare lavoro in Italia? Le energie rinnovabili, l'offshore e tutto il resto, le batterie, costruiamo elettriche, tutto le quello batterie che vuoi. Faccio degli esempi. Se ci pensate, questa cosa è molto generale. Allora il punto è questo: per fare una cosa di questo genere hai bisogno non di lasciare fare al mercato, hai bisogno di una politica industriale, hai bisogno di un intervento pubblico, hai bisogno non di dare i soldi a pioggia ma di finalizzarli, hai bisogno di incentivare chi fa l'imprenditore seriamente, e al limite deve chiudere quelli che non rispettano la sicurezza e le norme sul lavoro. È chiaro come concetto? Ecco, questo a me sembra una delle discussioni che dobbiamo fare, e secondo me dovrebbe essere la discussione che fanno anche le forze politiche, non semplicemente una discussione generale generica che non si capisce dove va a finire. Ecco, questo a me sembra il tema che abbiamo di fronte, e questo io credo sia anche il compito del sindacato. Oggi Draghi cosa ha detto? Ha detto che il governo fa il governo e i partiti fanno i partiti. Quello che fanno i partiti non è competenza del governo, quello che fa il governo è fino a un certo punto competenza dei partiti. Questo mi consenta, diciamo così, c'era anche un noto filosofo catalano, mi pare che si chiamasse, che diceva cose molto semplici, analoghe, adesso sono abbastanza semplici, però se ci ragioniamo, noi siamo di fronte ad una situazione di un certo tipo, no? Se Draghi è Presidente del Consiglio,
è per l'autorevolezza. Ovviamente lui che, ha detto che tutti Draghi dicono, il governo, la maggioranza è un disastro, ma c'è volevo dire una cosa molto precisa prima. Draghi al governo è frutto della crisi politica del nostro paese, no? Perché se non ci fosse stata la pandemia e se non ci fosse stata quello che è successo, il Presidente del Consiglio non avrebbe proposto Draghi, avrebbe sciolto le Camere e si sarebbe andato a votare, perché la crisi che si era determinata nel nostro paese era quella lì. E se noi siamo in 2 anni e mezzo al terzo governo, tra l'altro essendo passati da un governo di un certo tipo, poi un altro governo, poi un governo largo per uscire da questa situazione, io credo che questa sia la dimostrazione della crisi della politica, dei partiti e delle forze politiche nel nostro paese. E da un certo punto di vista, siccome Draghi non solo è una persona autorevole e riconosciuta nel mondo per quello che ha fatto, ma è presidente su proposta del Presidente della Repubblica, che gli ha detto hai 2 obiettivi da realizzare, la vaccinazione e la lotta contro il virus, e presentare il piano in Europa per non perdere quell'occasione per rilanciarlo. E io ho detto, vorrei dire, la sera stessa che il Presidente del Consiglio propose questo, a me capitò casualmente di essere in televisione e di dover parlare, e qualcuno rimase sorpreso anche allora, perché io non... dissi che era la cosa necessaria da fare, perché in quel momento lì non era il problema di andare a votare o di mettersi a discutere, la centralità era essere in grado di affrontare questi temi, e che quindi Draghi, per l'autorevolezza che aveva, poteva essere affrontata, ma proprio perché dietro a questo c'è una crisi, lo stiamo vedendo, no? Cioè, non è normale che tu hai una compagine governativa che adesso ha cominciato tutti i giorni a dirsene di tutti i colori perché ci sono le elezioni amministrative tra un po' e sono concorrenti tra di loro. No, non è una situazione di normalità. Se uno ci guarda dall'esterno pensa, e non conosce queste cose, pensa che siamo un po' pazzi, o no? Allora, lo dico in questo senso perché proprio di fronte al passaggio in cui siamo, io rivendico che il mondo del lavoro sia coinvolto nelle scelte che vengano fatte. Noi vogliamo svolgere la nostra funzione in modo autonomo, non è che vogliamo prendere parte di questo o di quella forza politica, vogliamo svolgere il nostro mestiere nella rappresentanza del mondo del lavoro e degli interessi generali che vogliamo rappresentare. Allora qui il punto, e per poterlo fare servono luoghi, servono sedi, serve un confronto, serve fare degli accordi, e da un certo punto di vista, secondo me, questo è il modo anche per recuperare quella fiducia verso la qualità della politica. Penso che qui ci sia davvero un punto di come io ricostruisco un'unità sociale del mondo del lavoro. Quando io vedo il livello di competizione che c'è nel mondo del lavoro, sono preoccupato, perché alla lunga una cosa di questa natura rischia di mettere a repentaglio anche la tenuta democratica di un paese, se ce la vogliamo dire in modo molto secco e molto forte. E allora io credo che sia una responsabilità, e questa richiesta di incontro che abbiamo fatto ieri al Presidente del Consiglio Draghi, che tra l'altro oggi ha annunciato che intende fare la riforma fiscale, la legge sulla concorrenza, la riforma delle pensioni e tutto il resto, bene, questo deve essere affrontato coinvolgendo il mondo del lavoro e tenendo conto delle proposte che si fanno. E lo dico in modo molto chiaro, se ciò non dovesse succedere, noi dobbiamo fare il nostro mestiere, non so se è chiaro come concetto, e cioè dobbiamo chiedere se necessario anche la mobilitazione al Paese, perché oggi si sta discutendo non semplicemente da come si esce dalla pandemia, ma quale mondo e quale società costruiamo nei prossimi 10, 15, 20 anni. E tra l'altro, e davvero la chiudo, a me fa riflettere anche molto... Devo chiedere due cose veloci. Se... Allora chiudo, prego. Allora, reddito di cittadinanza. Si cambia, si lascia com'è o si butta? Secondo me va cambiato e va migliorato, non va buttato. Okay. Benissimo. Perché io la povertà c'è, certo. E la povertà va combattuta. Poi non ha funzionato assolutamente il collegamento con le politiche attive per il lavoro lo si crea con gli investimenti, e in più secondo me la povertà non la combatti solo col reddito, che è un pezzo, ma la combatti anche con i servizi, e quindi c'è un problema anche di costruzione di un rapporto diverso anche sul territorio, perché il problema della povertà è anche poter andare i figli a scuola, avere i servizi, avere copertura, non è solo una questione di reddito, oltre al fatto che il problema della povertà alla lunga la combatti mettendo nella condizione le persone di poter avere un lavoro e di potersi realizzare nel lavoro. Quindi un obiettivo che secondo me deve essere recuperato è quello della piena occupazione, a cui deve tendere un modello sociale e una società degna di questo nome.
Poi io le volevo chiedere, ma che qui se no ci andiamo troppo lontani, però le faccio un accenno e glielo chiedo. Ci sono due casi molto importanti che devono essere affrontati nel mondo del lavoro nei prossimi mesi. Uno riguarda Terni, le acciaierie. Ci sono dei gruppi di interesse che stanno partecipando, Thyssen sta vendendo. State seguendo ovviamente questa partita, ovvio che sì. Ci sono due proposte anche da parte di gruppi italiani. E poi il Monte dei Paschi, perché in questo territorio Monte dei Paschi Unicredit, anche lì state seguendo, siete al tavolo per capire quello che succederà o vi sentite? Allora, sull'acciaio, come noto, noi abbiamo un tema che riguarda Terni, ma riguarda anche l'Ilva, che riguarda complessivamente, che riguarda Piombino, e l'acciaio verde. Che riguarda Piombino, e quindi noi abbiamo un'idea precisa: un paese industriale degno di questo nome deve avere un'industria di qualità anche siderurgica. E da un certo punto di vista oggi ci sono le condizioni, se penso all'Ilva, anche all'ex Ilva, che oggi è ArcelorMittal, di fare quegli investimenti che possono anche permetterti di produrre acciaio senza bisogno di inquinare né di far morire nessuno dentro e fuori dai luoghi di lavoro. E quindi da un certo punto di vista è necessario però che ci sia una strategia generale del paese e anche qui una politica industriale. Noi ad esempio abbiamo chiesto che venga fatto un tavolo di settore che coinvolga le imprese, i sindacati, il governo e le istituzioni coinvolte per avere un'idea di politica industriale. Sulla questione che riguarda il Monte dei Paschi di Siena e Unicredit, noi stiamo chiedendo che venga attivato un tavolo, l'abbiamo chiesto al Ministero dell'Economia e anche al Governo, questo tavolo non è ancora stato attivato e da un certo punto di vista quello che noi stiamo rivendicando, noi vogliamo capire qual è il progetto industriale che sta dietro un'idea, diciamo così, anche di intervento, perché quello che sta avvenendo è comunque una riorganizzazione del sistema creditizio e va collocato dentro anche un quadro degli investimenti che ci saranno e in questo caso naturalmente noi vogliamo non solo che non si perda occupazione, ma che sia chiara qual è la funzione che quella banca deve avere e se c'è un progetto di unificazione di due gruppi, quali sono gli obiettivi che vengono realizzati. L'abbiamo detto al governo, noi non siamo disponibili, non saremmo d'accordo se l'operazione, anziché avere un profilo industriale di costruire un altro grande polo importante nel nostro paese, come c'è già Banca Intesa, fosse semplicemente quello di usare soldi pubblici per ridurre o ridimensionare ad esempio il Monte dei Paschi di Siena. E io credo che questo sia uno dei temi che noi abbiamo di fronte e anche in questo caso c'è un problema di quale idea di politica e di ruolo del sistema del credito e quale idea di politica industriale. Come vede, sono tutti temi che non possono essere lasciati al mercato, ma c'è un problema di quale progetto di paese hai e di quale ruolo il pubblico vuole giocare per ridisegnare questo paese. Grazie segretario, e adesso gran finale col professore, ve l'ho lasciato per ultimo, ma abbiamo deciso di fare un piccolo gioco. Allora, siamo a Firenze, siamo nella città di Dante, siamo nei 700 anni e il professore, come molti di voi sanno, ha scritto un bellissimo libro, corposo libro su Dante. Allora io gli ho chiesto prima, proviamo a fare un gioco, il gioco sarebbe questo: restiamo all'inferno, perché poi l'inferno secondo me è il canto più bello, quindi dove metterebbe lei i vari leader politici? Cominciamo da Landini. Landini dove lo mette? In quale girone dell'inferno? Ma Landini è già in purgatorio, per definizione, è già su questa terra e quindi è già salvo, non lo possiamo mettere all'inferno. Quindi Landini è già salvo. Va bene, cominciamo. Draghi dove lo metterebbe? No, allora, no, però ragazzi, io avevo... Mi censurano. Io avevo detto che non lo volevo fare questo gioco. Una volta sono andato in un talk show dove volevano farmi dire specificamente Dante a che partito oggi si sarebbe iscritto e cosa avrebbe pensato di Grillo e dei 5 Stelle. Ho fatto una fatica per girare intorno alla domanda. Allora, io magari poi ci proviamo, Claudia, ma però diciamo qualcosa che è pertinente alla domanda, vedrai. Allora, Dante è uno che ha fatto politica. L'ha fatto per alcuni anni, a un certo punto ha scoperto che gli interessava, l'ha fatta, poi c'è stato il colpo di Stato, la sua fazione è stata cacciata fuori, non l'ha più fatta, non più in quel modo, ma per alcuni anni ha fatto politica qui a Firenze. E quando Dante fa l'inferno, ovviamente non pensa solo alla politica,
perché l'inferno è un gigantesco catalogo dell'umanità in tutte le sue forme, no? E all'inferno ci sono papi e re e imperatori, e ci sono grossi personaggi, e ci sono anche personaggi minori, ci sono ragazzine innamorate e adultere come Francesca, c'è gente che tutti conoscevano e che aveva commesso tremendi delitti, e c'è gente che conosceva solo lui, ci sono artisti, musicisti, i suoi amici, quando può li mette in purgatorio, ma qualche volta è costretto a metterli anche all'inferno, gente che ha conosciuto bene, a cui ha voluto bene, ecco, perché e all'inferno si può andare per tanti motivi, perché l'anima di un essere umano è una cosa complicata, no? Ecco, i politici secondo Dante perché andavano all'inferno? I politici secondo Dante andavano all'inferno innanzitutto perché rubavano, e questo vi stupirà, ma nella politica di allora c'era questo enorme problema, che tutti erano convinti che chi faceva politica lo faceva per intascare fondi pubblici. E Dante crea un girone apposta per i politici corrotti. Sono quelli che si chiamano i barattieri, e siccome la parola è un po' strana, magari no, abbiamo il ricordo di scuola, ma chi erano esattamente? Barattieri voleva dire esattamente quello, uno che si è fatto, che ha preso bustarelle per qualcosa che doveva fare gratis, e invece si è fatto pagare per farlo, dal giudice al politico. Ora Dante però aveva fatto politica anche lui, e c'era entrato con un sacco di ideali, non ideali sociali come piacerebbero a noi, non era quello il punto. L'ideale però era quello che la città deve essere governata bene, in concordia, anziché spaccarsi fra gruppi che si odiano. Deve essere governata da gente che ha il bene comune in testa. Lui aveva questa illusione. Continuerà sempre a dire che lui, appunto, a questo ci ha creduto e ci è rimasto aggrappato. Però sta di fatto che quando all'inferno lui e Virgilio capitano nel girone dei barattieri, appunto, succede, Dante racconta questa cosa in un modo impressionante, perché lui che ha fatto politica per anni arriva qui, i barattieri stanno in un lago di pece bollente e c'è una squadra di diavoli, i malebranche, che hanno il compito non solo di far la guardia ai dannati, ma anche di andarli a cercare sulla terra. Arrivano in volo, appena morto un politico, arrivano giù portandolo e precipitandolo nella pece bollente. Dante e Virgilio arrivano lì, questi diavoli specializzati nella caccia ai politici corrotti gli vengono incontro, e Virgilio dice a Dante: tu è meglio che non ti fai vedere, nasconditi un momento lì dietro, con loro ci parlo io. E poi questi qua dicono: va bene, passate pure, c'avete il Green Pass, appunto, andate pure, andate. E Virgilio dice: Dante, vieni fuori. Quando questi diavoli specializzati nella caccia ai politici corrotti vedono Dante che viene fuori, Dante, è lui che lo racconta, la cosa grandiosa è questa, lui ha inventato questa cosa, cominciano a arrotare i denti e a tirar fuori i rampini con cui di solito acchiappano i corrotti. E Dante va avanti per tre canti dell'inferno a dire: una paura come l'ho avuta lì non l'ho mai più avuta in vita mia, e c'avevo sempre l'ossessione che questi qua ci venissero dietro, che fossero pronti ad acchiapparmi. Dopodiché ovviamente i commentatori da sempre dicono: no, qui Dante ci sta dicendo che lui è riuscito a passare indenne nonostante tutto fra questi pericoli, e sarà anche così, però come minimo ci sta dicendo: io quando ero lì che facevo politica ho visto com'è facile cascarci, sono stato sfiorato da quella cosa. La paura di finire anch'io come quegli altri ce l'ho avuta, e come? Dopodiché Dante mette all'inferno tanta gente per specifici peccati. Proviamo a vederne qualcuno. Dante mette all'inferno i traditori. Dante mette all'inferno quelli che hanno detto ai loro amici: state sereni, non preoccupatevi. E poi gli hanno fatto qualche cosa di spaventoso. In genere in quel mondo qualcosa di spaventoso vuol dire che la gente finiva ammazzata, ben inteso, cioè i traditori erano traditori cattivi davvero, però comunque. Poi Dante mette all'inferno gli ignavi, cioè quelli che avrebbero avuto la possibilità di fare delle cose, erano stati messi lì per quello, avevano una responsabilità e si sono presi paura e non hanno fatto niente. Io non so se a voi questo evoca un pezzo del nostro schieramento politico, ma a me ogni tanto invece appunto viene in mente che c'è un pezzo del nostro schieramento politico fatto di bravissime persone che però in qualche modo, ecco, non fanno tutto quello che potrebbero fare in base agli interessi che dovrebbero rappresentare, agli impegni che avevano preso. E poi
E poi naturalmente un altro motivo per cui si finisce all'inferno è quando si è ipocriti. E cioè non si ha il coraggio di dire le cose come stanno e si allora io non voglio dire, capite, la diventa molto facile, però appunto un conto è dire: signori, abbiamo deciso che il vaccino è obbligatorio perché è necessario e di conseguenza adesso introduciamo l'obbligo, appunto. Io non avrei niente da dire anch'io su questo come il segretario. E un conto è dire no, che non c'è nessun obbligo, assolutamente, per carità, semplicemente non puoi più vivere, non puoi più prendere i treni, non puoi più andare all'università, eccetera, però no, non c'è l'obbligo nel modo più assoluto, e del resto questo serve, perché il vaccino serve davvero e il Green Pass serve per questo, non per indurre la gente a vaccinarsi col sotterfugio, assolutamente no, per carità. Ecco, io credo che Dante il girone degli ipocriti avrebbe trovato modo di riempirlo fino a farlo traboccare, scegliendo fra i nostri politici di oggi. Quindi adesso ci mettiamo i nomi? No, senza nomi. Sappiamo, non ci metto i nomi, anche perché tenete conto che se mi chiedeste un certo numero di nomi di politici importanti del XIV secolo, vi potrei dire, fare il ritratto di loro, ma di quelli nostri io, ahimè, lo confesso, io che faccio lo storico, per fortuna mi dico no, io mi occupo di altre cose. Va bene, io credo che sia, esatto, sì, abbiamo già, io, allora, professore grazie tantissimo, segretario grazie tantissimo. Grazie a tutti e buona serata. Aspetta che passo ancora la parola. Eccomi, sono qua. Grazie a tutti, io ringrazio il professor Barbero, ringrazio Maurizio e, come si dice in questi casi, la festa continua, perché c'è la festa al Torrino, quindi c'è il ristorante, c'è la musica, è una festa di popolo in un quartiere popolare e io non lo so, sono particolarmente orgoglioso di avere avuto l'opportunità di organizzare questa cosa e niente, grazie di cuore a tutti e vi aspettiamo alla festa che terminerà sabato. Buona serata.